Oggi siamo arrabbiati, oggi siamo veramente molto frustrati perché c'è stata la big patch su Marvel Snap in cui ovviamente il nostro gioco di carte preferito ci mostra come andare a mettere dei bordini in più sulle nostre carte. E quindi noi con chi ce la dobbiamo prendere? A chi dobbiamo mandare al rogo? Ovviamente, figli di puttana, come vi ho sempre ribadito nel corso di tutti i nostri game su Marvel Snap, rispetto per i ragazzi. Ora, il mazzo che andremo a utilizzare oggi è questo qui con le di. Questo mazzo, se non ricordo male, è stato consigliato dal Quentin. E c'è un bel po' di cose. C'è il pacco junk, è un destroy, c'è Mockingbird, perché come volete abbiamo la Squirrel, carta che possiamo considerare una carta delle più inutili del gioco. Però in questo caso ci serve prettamente per la nostra Mockingbird, in cui già con i due Squirrel verrà scontata con 3D energia. Poi abbiamo il Void con 2, il The Hood ovviamente con 1 e Bucky Barnes ovviamente con 0. Quindi è tutto molto calcolato e bilanciato. Quindi andiamo subito a giocare il mazzo e vediamo di divertirci. Anche perché veramente mi sono rotto il cazzo di essere frustrato, cara. È un videogioco, 835, miei coglioni. È un videogioco, dobbiamo divertirci. È un gioco di carte, ma fottesega di tutto quello che succede, raga. Ma dai, anche perché. Mi sa che arriverà anche un video apposito su sta roba, perché lo voglio fare perché è carina come roba. E abbiamo visto ieri in live le robe di luglio, le carte di luglio con il pass, con la carta del pass di luglio. Ed è molto interessante, secondo me. Molto interessante. Ovviamente non è bello che tu metti dell'hype su mesi or sono che devono passare e attualmente le problematiche che ci sono, ma queste sono altre cose, questi sono altri dettagli. The Hood. The Hood, ma a me serve carta per distruggere. Tu mi devi dare Killmonger, tu mi devi Carnage, tu mi devi dare roba, altrimenti io sono nella merda più totale. Opsa. Quindi tu che cosa mi dai? Mi dai Nico Minoru. Mi dai Nico Minoru, mi dai Nico Minoru, mi dai Nico Minoru. Guarda, facciamo Sentry, va, facciamo Sentry, facciamo Annihilus e poi valutiamo, frate. Poi valutiamo e poi vediamo quello che possiamo fare di turno 6. Jeff, ok. Quinjet. Ah, un Loki, vabbè, il Loki. Regà, io non ho preso Valentina. Ve lo dico proprio in bocca. Non ho preso Valentina perché avevo una chiave disponibile. L'ho buttata, ho preso i miei 1000 token come al solito e me ne sono andato. Abbiamo aperto i ragazzi, sono molto contento che almeno i ragazzi l'hanno trovata questa Valentina. Anche se hanno incominciato a dirmi che gli prendeva Galactus. Io non so, fatemi sapere se voi avete trovato Valentina e se vi sta prendendo delle carte inutili. Perché alla fin fine Valentina io l'ho considerata come una bella spot. Forse la più bella spot di questo mese, perché c'è sia Blob, sia cosa, come cazzo si chiama, Knull, che per chi non ha Knull, per chi non ha Blob, è considerato una bella spotlight. Poi anche la carta di per sé, che alla fine ti pesca una carta random di costo 6, e forse sì, ma magari ci sono carte tipo, se ti becca un destroyer, ma tu che cazzo devi fare un destroyer? Devi avere per forza un cosmo nel mazzo, capito? Tua madre. Ah, addirittura. Guarda che se il ragazzo, se il grande Loki ti ha preso chi so io, ovvero Annihilus, io sono nella merda più totale. Vediamo se fa robe, nel senso, io potrei anche benissimo fare Carnage qui e U2, sperando che X23 vada in mezzo, ma mi sembra veramente molto molto drastica la situazione. Vabbè, proviamola. Proviamole, via. Anche perché, cioè, mi verrebbe da quittare con questo game. Cioè, ma lo sentite questo rumore? Si è buggato il robo. X23, non avrei vinto proprio per niente. E devo sperare che X23 vada in mezzo. X23 non va in mezzo. Io. Poi il cazzo, vabbè. Poi il cazzo. Il cazzo, non avrei vinto ugualmente. Anzi, avrei vinto con che cosa? Con Mockingbird e Nico a centro? Sì, ok. Però non potevo mai sapere che cazzo gli avesse beccato cosa. Ho capito. Ho dovuto riavviare il gioco. Ho dovuto riavviare il gioco perché si era buggato l'auto del demone e me l'ha fatto ben 2 volte. Quindi, che gioco di merda. Meraviglioso, volevo dire. Meraviglioso, è un gioco meraviglioso, è un gioco che ti permette veramente tante cose belle da fare e con tante cose belle interessanti. Comunque, questa è la variante spot di cosa? Di Grandmaster. 1326, perfetto. E X23. X23 va bene, c'è ovunque. I campi ovviamente ci aiutano per il nostro proseguimento del game, del mazzo. Tutto ciò che ne consegue. Oh, capito? Che cazzo di culo.
Ehi, Carnage, Killmonger, che cazzo devo giocare io? Devo giocare a Killmonger. Mi prende un più uno di energia ancora. Va bene, vai, Killmonger. Giochiamo Killmonger sperando che X23 mi rimanga al ciò. Perché giochi tu ovunque tu che giochi una carta Ongoing? Ma ti pareva che alla fin fine X23 stesse? Un altro. È la fiera dei Loki, raga. Questa settimana sarà la fiera dei Loki, ma lo sappiamo. Ormai ci abbiamo fatto il callo. Come la settimana scorsa era alla fin fine settimana dei Junk, quest'oggi sarà la settimana del... di Dio, dai, di Carnage. Sì, di Carnage, fratello, sì, di Carnage. E io direi a sto punto Squirrel qui, Carnage. Vai. Anche se la Squirrel la potevo fare io al centro, sai? La potevo fare al centro io la Squirrel. Perché se mi dà Mockingbird ce l'ha 4 e basta. Perfetto, ce la potevo avere a 3. Vedi, vedi, vedi quanto Dio mi vuole male. Facciamo Mockingbird al centro. Ci abbiamo detto a 5. Detta la giocherei a sinistra così che lui non mi possa rompere il cazzo. Sperando che non abbia Loki, ma non credo, fratello, non credo. Angela Kitty. E bisogna vedere cosa gli pesca adesso. Bisogna vedere cosa gli pesca perché su turno 5 può giocare quella carta che lui ha, che lui ha pescato. E Cittadella Stellare, vabbè, sti cazzi. Molto bene così. Molto bene così. Oh, gustosa la Nico. Gustosa la Nico. Gustosissima. Facciamo Death. Ma Death qui magari c'ha Shang lui. E allora facciamo. Facciamo magari Nico qui e Death qui, così che lui non mi possa rompere il cazzo in qualche modo, capito? Così che lui non mi può rompere il cazzo con Shannon, con tutto ciò che ne consegue. Alla fin fine dobbiamo vincere solamente due location, è quello che si basa il videogioco, quindi... Sì? Avok. Iron Man. E lui è a monta a 18, lui è a monta a 22. Io faccio a destra e vinco la location. Per forza, vabbè. Per forza. E lui come fa? Come li fa lui 15 punti al centro? Come li fa 15 punti lui al centro? È questo che voglio scoprire. Cioè, nel senso, non snapperei perché non credo sia una mano da snap. Per l'amor di Dio, non so cosa gli ha copiato Valentina. Vediamo, testiamola sta Valentina. Vediamo quello che ci può capitare. Ovviamente avendola contro. E anche perché, raga, cioè, fondamentalmente lui può giocare una carta di costo 6 a 4, a 4 la può giocare a 3, perché c'ha Queen Jet. C'ha Queen Jet, la può giocare a 3, può giocare anche altre robe. Io spero che lui mi faccia qualche mezzo plate, ma che ne so, che butti Shang qui così che si butti una carta così random qua. E non credo che lui possa mettere più punti su ovunque, ecco. Mistica. Ok, perfetto. Bravo al ragazzo che alla fin fine ha ben deciso di... Cioè, lui lo sapeva, fratello. Lui sapeva che è Death, capito? Per questo che non ho snappato. Cioè, già ha pensato veramente molto per fare sta cazzata. Immagina se gli stampavo in bocca. E alla fin fine sto mazzo non mi dispiace per niente. Ok, io ero molto scettico perché alla fin fine può briccare. Secondo me. Secondo me può briccare alla grande. Però alla fin fine gira. E questo è quello importante. Anche perché non sei neanche a Infinity tu. Ma è una gioia. Ma chi cazzo lo stai dicendo? Ma dillo tutta la community. Squirrel. Giochiamo Squirrel. Anzi no, sai che ti dico. Io gioco Nico. Ti gioco Nico. Ti gioco Nico. E poi valutiamo. Potrei pensare di giocare Queen Jet. Mi serve Killmonger. Mi serve Killmonger perché quel maledetto di Queen Jet. Dobbiamo essere abituati, sì, a questa roba. Questa è la settimana di lui, la settimana di Loki. Io non lo so se ci sta anche il Collector in alcuni mazzi, ma penso di sì. E Squirrel, togliamola per forza. E Buggy Bars. Pure. Digilab. Pure Lab dice. Dice agente Coulson. E Bonimo a me non mi può fregare il cazzo di sto robo. E via.
Madre, frate. E che cazzo è? È una carta in più che vado a distruggere io. Sì, dai. Sì. Magari non lì? Vero? Magari te la butti qua, fai così, fai così. Fai così, qui metti Killmonger, qui metti il demone. Capito? Yotaro è una location del cazzo. Col senno di poi io Nicominoro l'avrei messa su Yotaro a questo punto. Carnage, frate. Godo. Questa cosa godo, questa cosa io ci godo ma parecchio. Oh, vedi? Vedi? E a sto punto io gioco la Mockingbird. Gioco la Mockingbird e a sto punto ti faccio anche Killmonger dopo, magari. E perché sì, devo giocare intanto la Mockingbird. Ce la giochiamo. Io snapperei, non l'ho fatto in tempo, perfetto. Cable, non death, frate. Non death, death, death è brutta, brutta storia. Valentina di nuovo. Lady D. Lady D è ottima, sai? Lady D è ottima. Sappiamo benissimo che Lady D è ottima. Killmonger. Demone. Killmonger. Ma si è buggato di nuovo! Basta demone! Basta demone! Ti bughi sempre! Dai, ma no, sono quattro scimmie, santo Dio, che non sanno fare un cazzo di gioco. Non mi volevo incazzare, ma santo Dio, se tu mi fai solamente una patch in cui non mi reworki nessunissima carta, ma metti qualche bug del cazzo e poi c'è sta roba del demone, io mi incazzo. A parte tutto che sul cellulare non si può entrare. Sul cellulare non si può entrare, io non so se voi in questo, tra ieri e oggi siete impariti dal cellulare, io laggo a bestia e ho cose visive veramente allucinanti, non lo so. Che cosa vogliamo fare? È il demone, quindi che cazzo me ne frega. Vedi, vedi, Valentina gli ha preso la Liot, frate. La Liot ti può essere utile, per l'amor di Dio che ti può essere utile la Liot, ma è la Liot. Capito? È la Liot. La Liot gli è stato messo anche il coso di lotto di forza con Valentina distrutta. Molto bene. Molto bene. Non me ne frega un cazzo come hai potuto ben vedere di quella cosa che hai fatto. Oh, sì, lui gli ha preso Sentry o Nihilus. Va bene questa roba, frate. Molto bene questa roba. Lady D. Lady D e ti faccio death qui a sto punto. Anzi, c'è la prio, c'è la prio. Death in mezzo. Madonna mia, devo abbeverarmi per non sentire più. Devo togliere l'auto del gioco. Si ritira, coglione. Cioè. Rispetto per il ragazzo, signori, andiamo avanti. Andiamo avanti perché alla fin fine. Oh, 693, perfetto. Vado a 5.000. No, non ci arrivo. Vabbè, hittiamo questi 5K e poi finiamo il video, dai. Hittiamo questi 5K e via. Miu, miu. Parapam. Tony, comprami la borsa. Compra Marvel Snap. Asteroide, ok. Nicominoro. Madonna, raga, no. Non ce la faccio arrivare un'altra volta a sto cazzo di gioco del cazzo. Nicominoro con Buggy Bars, dai. Facciamo subito Buggy Bars e non X23. A sto punto. Anche perché non lo so che cosa mi potrebbe dare. Se tu mi dai Sentry, forse sai che te la faccio. Lady D. E a sto punto ti direi Buggy Barnes, me lo spari in bocca qui. Spero che tu non mi metta Nihilus, ma che tu mi metta. Ah, no, è vero, però io con Buggy Barnes faccio robe. Faccio la pescata. Faccio la pescata, Winter Soldier, dammi la Mockingbird. No, Jeff. Lady. Ah. Brutta. No, brutta, brutta Lady D. Bruttissima Lady D, frate. Bruttissima Lady D, poteva essere molto bella la roba. E a sto punto. The Hood. Squirrel. X23. Sì. Per forza. E gli fai Sentry qui e poi gli fai Annihilus. Ma Squirrel è un po' uno sbocco, sai. Squirrel è un po' uno sbocco. Fai X23 e basta. La Squirrel te la lasci. Non mi voglio chiudere, ecco. Non mi voglio chiudere perché so benissimo che facendo la squirrel io mi chiudo e quindi lui potrebbe fare un solidissimo Shang e buttarmi tutto. Bella Carnage. Sentry. Sentry, Annihilus e via. Vai con Dio. Bella lei. Mobius inutile, vabbè. Sì, Mobius inutile, la Mockingbird è inutile. Però io ti posso dire che alla fin fine noi mettiamo il demone e mettiamo la Mockingbird poi di turno, capito?
Quindi io direi di andare a pluggarci in qualche modo quella location lì. Vai. Ho 13 punti, a meno che lui non mi butta tutte le robe. Io penso che a questo punto lui mi faccia la... Esatto. Mi faccia la... No, mi ha fatto Shang. Me coglioni. Io penso mi facesse la Jane Foster. Cioè, tu pensi che puoi beccare lo Stormbreaker? Non lo so, frate. Non lo so. Onesto che non lo so. Onesto che non lo so. Permetti di dissentire di questa roba. Oppure possiamo fare Demone Mockingbird. Capito? Però no. Però no, sai che Demone Mockingbird è molto più secca la roba. Perché, cioè, sulla volta non può buttare nulla. Noi abbiamo vinto. Capito? Avremmo vinto anche buttando tutte le cose a sinistra. Cioè, il suo Dark Oak era veramente inutile, però apprezzo la variante perché è bellissima. Oh, guarda, dai, 7706, sono tornato come ero prima. Più o meno, più o meno, più o meno. Abbiamo mettato il 5K un'altra volta, va bene. Molto bello sto mazzo.